Metal Nerds, bentornati! Il Dave... Akikaze! Il Fuso! Avete visto? Ve l'abbiamo fatto, promesso, il nuovo studio, abbiamo contattato un po' di gente di Hollywood, quindi in questo momento siamo a Los Angeles a registrare, ci saranno un po' di differita, ma cercheremo di risolvere anche questi problemi, abbiamo appena parlato con JJ e dovremo sistemare tutto nel più breve tempo possibile. Ora, nuovo studio, nuove luci, nuovo microfono, nuovo tutto... Il televisore alle nostre spalle è spento, ma proviamo un contest. Oggi top 10 sulle console che hanno floppato di brutto. Esatto. E per ogni posizione vedete alle nostre spalle il tocchettino di un film. Più o meno difficile. Chi li indovina tutti deciderà una prossima top 10. Oppure se è in zona nostra, quando ci contattiamo per il vincitore palle varie, se vuole, se volete, se vuoi, puoi venire a fare un video con noi. Altrimenti decidi tu che cosa farci fare. Tanta birra decidi che cosa farci fare. È bellissimo, metti su un divano così, ragazzi. Eros bimbo. Certo. Yaoi. Per ora beccatevi il video fino alla fine, altrimenti non beccate i film. Quindi, chi se ne frega di noi, magari diventate famosi grazie a noi. Top 10 console che hanno floppato di brutto. Vieni di beer, serie TV, anime e videogames, e il Match Patrol ci porta dritti sopra il divano, che qualche video si farà. Poi sul cinema, se Michael Bay produce i film dei Power Ranger, solo a Roberto piacerà. PS Vita è la risposta di Sony alle console portatili, siccome Nintendo padroneggiava Nintendo DS, DSi e tutto il resto, cosa succede? Sony decide, faccio anch'io la PS Vita, dopo la PSP non sarà assolutamente un flop. PSP non era andata malissimo, ci riprova con PS Vita. PS Vita in due versioni, solo Wi-Fi e 3G con la SIM, così potete scaricarvi i giochi ovunque, perché c'è una cosa, PS Vita... non permette di inserire le cartuccine come la vecchia PSP. No, no, se volete il giochino ve lo scaricate, oppure ve lo potete comprare su scheda di memoria. Wow, siamo tornati all'89 come col Super Nintendo con le cartucce. Sai, PS Vita, cosa mi sembra? Il genio della lampada. Fenomenali poteri cosmici! In un minuscolo spazio vitale! Esatto. È davvero così, e nessuno la può sfruttare, è una roba fantascientifica che non usa nessuno. Esatto, è bellissima, è al touch dietro, ha una grafica bella perché è quasi a livello della Play 3, quindi insomma di un certo livello, però non è che si stia vendendo tanto. Addirittura, se avete comprato recentemente, mi spiace per voi, la PS Vita, vi do una brutta notizia: uscita con un display bellissimo OLED, adesso in versione stesso prezzo con un display bello ma non è più OLED, mi spiace, quindi si vede chiaramente la differenza di qualità. Nel 2012 l'uscita iniziale, e abbiamo una vendita di 5 milioni di esemplari venduti ad oggi. Che direte, beh, non è proprio pochissimo. Beh, dipende con cosa lo paragoniamo, perché se prendiamo il concorrente diretto, che è Nintendo 3DS, abbiamo una cifra leggermente superiore, 50 milioni. Numero 9! Avete mai avuto il desiderio di poter giocare a dei giochi fantastici in mobilità? Cioè, a casa dal lavoro, in mobilità. No, in mobilità, in giro. Pensa... a che idea geniale hanno avuto con i sistemi operativi Android, iOS, Windows. Pensate che bello giocare a Flappy Bird. E avete mai avuto il desiderio impellente... Sul telefonino, dici? Sì. Tablet. Bellissimo. E il desiderio impellente di giocare a Flappy Bird dalla TV? No. Ouija!
che allora io amo il crowdfunding. Ouija nasce qualche anno fa come idea geniale, console crowdfunding basata su Android che vi dava la possibilità di giocare ai giochini di Android sul free televisore to free to play, assolutamente open source, un sacco di possibilità buttate nel cesso perché è uscita troppo tardi e di fatto fa tutto quello che fanno i telefoni di adesso peggio e vi costringe a giocare a dei giochini che giocate perfettamente sul telefono attaccati al televisore, quindi che nessuno si incula. E in più Samsung S4, i vari Xperia, tutti i telefoni di fascia medio-alta che ormai sono delle cifre ragionevoli come costi. A me viene in mente che ho scaricato una caterva di giochini tipo Angry Bird, quelle cagate lì, da giocare sul cesso. Ma certo che ci giochi sul cesso. Tu la Ouija la puoi prendere e la puoi scaraventare nel cesso e giocarci mentre lo sciacquone sta ancora portando non giù. Non posso portare il televisore nel cesso mentre faccio la cacca. Dovresti averne uno comunque. Comunque, è un fallimento annunciato. Ha venduto talmente male che nessuno ha rilasciato dati ufficiali di vendita. No, non siamo riusciti a trovarli su internet, veramente. L'unica cosa che sappiamo è che il gioco che ha venduto di più, o quantomeno più scaricato per Ouija, è Towerfall, e in tutto il mondo il gioco che per Ouija ha usato di più ha venduto 7.000 copie. Fatevi voi due conti. Sì, che poi non sappiamo se è gratuito o che, però ci sono no, stati 7.000 Towerfall è gratuito, download. Perché l'ho appena guardato dal Play Store, perché... Puttana Eva, ci giochi dal telefonino, non ci giochi dalla Ouija. Numero 8. Dopo il grandissimo successo di Wii, Nintendo ci riprova e, anticipando le concorrenti Sony e Microsoft, decide di lanciare subito la nuova generazione di console. Grandissimo hype perché la Wii ha venduto tantissimo, un nuovo sistema di gioco. Grandissimo hype per i bambini dagli 7 anni in giù. Sì, beh, comunque... fanno una grossa fetta però, del cazzo, mercato, i giochi della Wii sono divertenti. Giocati in compagnia sono divertenti. Hanno portato il casual gamer a diventare magari qualcuno poi è passato ad altre console. Quindi qualcuno si è dimenticato che i casual gamer non sentono la necessità di qualcosa di incredibilmente potente dopo 3 anni esatto. Che ha contratto la console. Loro se lo sono abbastanza ricordato. Infatti ha fatto la console nuova, però fa cagare come quella vecchia come grafica. Perché il miglioramento è stato pochissimo. Ma hanno avuto un'idea geniale, siccome il punto di forza è il controller che lo puoi muovere, ti muovi tu, tutto bello, cosa facciamo? Un controller grosso così, che pesa 1,5 tonnellate, però con un bel display, quindi è fragilissimo, se gli cade non oso pensare cosa bello, succede. Puoi controllare il Wii U con un Mivar, esatto. E cazzo, non serve neanche. Serve pochissimo, ma la cosa più bella è che se viene lui a giocare a casa mia con la Wii U e dice, ah bello, facciamo un doppio sito, e gli do il controller della Wii vecchia, perché posso usare un controller solo. Guarda che è family approved, serve per... tenere a bada i fratellini rompicazzi. Ma sì, ma sì, scusate, avessero fatto una roba figa con quel televisore Mivar che ti trovi con i pulsanti. Cioè, ragazzi, fate un gioco tipo Resident Evil, Silent Hill, c'è lo schermino sull'iPad gigante, cazzo, mettete qualche cosa, non so, la mappa, l'inventario. Ma funziona così. Funziona così. Sì, bravo. Zombie U, che fa cagare, ha dei tempi di caricamento uguali come arrivare su Vega... Porco cane, dai, figa, 8ª generazione. Lo so, ma il problema... Non intendo. Cazzo te ne frega. Comunque si tira su in qualche modo. Oh, per carità di Dio. Sì, sì, per carità. Comunque, alla fine, allo stato attuale, loro hanno venduto la bellezza di 8 milioni di console, che per carità non sono pochissime, però bisogna considerare che PS4, che teoricamente è il rivale a livello meramente commerciale, ne ha venduti 18 milioni ed è uscita 2 anni dopo. Esatto. Numero 7! Fallimento della Madonna, Sega Dreamcast, ragazzi. Sega Dreamcast è il momento epic fail. Sì, cioè, allora, la Sega era arrivata dal fallimento del Saturn, perché non aveva retto PlayStation 1 e non aveva retto Nintendo 64, eccetera, eccetera. Allora, cosa ha fatto Sega? Ha detto, io faccio una figata della Madonna. Butta fuori il Sega Dreamcast, che è una console che già nel 1997... permetteva di giocare online e di scaricare i DLC tramite il Dream Arena, che era quello che poi è stato il precursore di vari del sì, tipo Xbox Live e PlayStation Network. Tra l'altro col 32K, perché
cosa di scaricarli. Sì, no, però tu conta che una settimana di telefono occupato. Vabbè, in America e in Giappone avevano già le linee ultraveloci, cioè, quindi cioè loro che gli frega. No, no, da noi era assurdo. Spettacolo, figata, console talmente potente che gli sviluppatori non riuscivano a sviluppare i giochi. Costava, i giochi costava troppo produrli, c'era chi non ci riusciva a produrli, è arrivata ad avere un parco titoli di circa 600 titoli, ma la maggior parte erano porting fatti dalla Sega stessa, perché nessuno ci produceva. Quindi faceva cagare il Sega Saturn e loro hanno fatto i porting del Sega Saturn, che già faceva cagare sulla console, no, super potente. No, hanno fatto i porting su giochi di altre console che gli sviluppatori gli hanno concessi, gli hanno concessi i diritti. Oh, ma tieni, poveretti. Mi fai tristezza. Cioè, ma era troppo avanti per quel periodo. Solo che purtroppo... Un Dreamcast lo vorrei recuperare. Lo trovi, però costano. Comunque, la Sega, dopo un anno e mezzo della presentazione del Dreamcast, decide che è meglio lasciar perdere, quella lì è l'ultima console che produce e si dedica solo a realizzare videogiochi. Cioè, e fu Epic così Fail. Che Sega commise seppuku. Sì. Porco cane, cioè si è tirata la zappa sui piedi. Si è tirata la console sui piedi. Sì, anche perché era una bella macchina. Era grossa, era grossa forse più della prima PlayStation. Sì, però leggeva già... Sì, sì, perché era tipo un GameCube sotto steroidi, il Dreamcast. Era di ispirazione per la prima Xbox. Sì. Un gusto nel design... Nonostante fosse un epic fail, è stata inserita all'ottavo posto delle migliori. No, spoiler! No, spoiler, che magari gliela rubiamo e la facciamo noi. No, vabbè, ma chi se ne frega, non diciamo quali sono le altre. All'ottavo posto delle migliori 25 console mai prodotte nella storia delle console. Ha venduto 7 milioni di esemplari contro il diretto concorrente, che era PlayStation 2, che ne ha vendute solo 160 milioni. Numero 6! Avete mai sentito bisogno di una console di Nokia? No. No. Nemmeno io. Nokia N-Gage, console portatile, è etichettata come console con anche la funzione di telefono. Come uno smartphone. Sì. Sì, infatti nasce all'alba degli smartphone, in quel periodo in cui iniziavano ad avere forme strane. Mi sembra che l'anno dopo esce l'iPhone. No, oh, forse anche due. Comunque. Che anno era? Aspetta, cioè abbiamo gli appunti, siamo persone serie. No, non c'è scritto di che anno era N-Gage. Ha venduto 7 milioni di copie. Era bruttissima sotto tutti i punti di vista. Aveva 30 giochi disponibili. È vero. Cioè, 30 giochi disponibili. Era scomoda da giocare. Lo schermo aveva una forma... C'era lo schermo del Nokia il 6310 buttata a colori in mezzo a una console fatta a forma di Winner Taco. Poi lo potevate mettere nell'astuccio del Winner Taco, se pulivate il caramello era uguale. Lo spaccio dell'Engage andava avanti così. Però era buono il Winner Taco. Sì, l'Engage no, manco quello. E floppone clamoroso, nonostante fosse... È stata una scelta coraggiosa, ha precorso i tempi e come abbiamo visto col Dreamcast... Proprio questo suo per precorrere i tempi gli era piantato nel culo. Sì, perché era magari scomodo. È colpa dell'utenza, magari è colpa loro che non l'hanno gestita. Sì, ma era scomodo di brutto. Era scomodo di brutto. 7 milioni di copie, 7 milioni di console vendute nel mondo, quando l'unico rivale era, vabbè, l'imbattibile Nintendo DS o Game Boy Color. Game Boy Advance, bello vintage comunque, scelta coraggiosa. Non c'era che tra l'altro poi come vedrete dalle immagini hanno la stessa forma il Game Boy Advance e l'Engage, solo che l'Engage rompeva il cazzo perché c'erano i numeri del telefono e tutte quelle cose. Era piena di tasti, sembrava tipo la console dell'Enterprise. 7 milioni di copie versus, scusatemi, 4 milioni di copie versus 77 milioni di copie. Numero 5. Ragazzi, perla della Nintendo, fino ad allora non aveva mai fallito. Cazzo, la Nintendo fa, ragazzi, usciamo con il 3D. Usciamo con il 3D. Virtual Boy. Che porcheria. Allora, è stata venduta come console portatile.
era un cacchio di casco che pesava talmente tanto che ti davano lo stendino per metterlo su qualche mobile e tu ci dovevi guardare. Sembrava dentro. Sputato fuori da Blade Runner, come oggetto cyberpunk è inarrivabile. Sì, inarrivabile. Il resto fa cagarissimo in tutto. Solo che aveva questo brutto difetto che poteva essere proiettato negli occhi di chi ci giocava solo in rosso e in nero. E quello ed fa, era... fa molto Arancia Meccanica invece questo. Sì, e siccome era un 3D polarizzato, tipo quello che c'è adesso, però non era ancora in forma la tecnologia, chi ci giocava arrancava, perché faceva venire la nausea. Cioè, ci stavo pensando adesso, è praticamente uguale all'Oculus Rift, cioè ti fa sboccare, ci vedi male, e se ti giri dopo 20 secondi che sei in piedi si atterra con l'epilessia. Allora, titoli non ce ne sono stati tanti, sono state vendute 700.000 console... 700.000 morti quasi, perché magari qualcuno ci giocava poco e diceva ah che schifo, ma il mio gioco italiani però ha apprezzato sì di brutto cacchio. Ho provato a cercarlo su eBay che lo volevo comprare a dei prezzi, ma perché è stupendo, ma ti piace un cazzo in un occhio uguale ma è cioè veramente sembra sputato fuori sì, dal cyberpunk come oggetto vintage da tenere sul mobile va bene, però ragazzi 700.000 console vendute contro il rivale che ce l'avevano in casa, il Game Boy Color, che ha venduto un qualcosa come 50 milioni di console. C'è anche dell'autolesionismo in tutto ciò, perché si autofanno concorrenti. Cioè, loro hanno venduto talmente tanto con i vari Game Boy e Super Nintendo che hanno detto, ciao, facciamo una puttanata. Poi mi fregava un po'. Gli avanzano un po' di milioni di yen. È vero. Numero 4! Allora, capita sempre di essere in salotto, ti vuoi vedere un film, cosa fai? Ti accendi il tuo bel DVD recorder, oppure adesso puoi accenderti la PlayStation, ti guardi i film e tutto il resto. Philips, che ha sempre fatto questo genere di cose, i videoregistratori, i lettori DVD, un giorno ha detto, beh ma scusa, perché non ci infiliamo dentro anche un processore più potente e ci facciamo girare dei videogiochi? Fallimento. Ma come fallimento? È uguale alla Play 3, fa la stessa cosa, no? Alla fine. No, in realtà era molto avanti come concetto, ma non c'erano gli strumenti ancora, non c'era la capacità e la tecnica. Quindi hanno buttato lì sta console, che in realtà appunto era un centro di intrattenimento più che una console, per giocare usavi il telecomando, che è come il telecomando del televisore, quindi con le freccine, è di una scomodità mai vista. Si sono consultati con Nokia per sicuramente una partnership. E... non hai detto il nome. Non ho detto il nome. Sta creando hype. Ci stanno sicuramente già. Nome il nome è... Indovinatelo. CDI della Philips, ovviamente, l'abbiamo detto prima. Perché? Perché CD, perché usavi i CD. E quindi ti potevi vedere i CD, ascoltare la musica e tutto il resto. Hyper Interactive. Hyper Interactive. Era la come avessero fatto quelli di Apple, sarebbe stato ICD. Esatto. E, cambia poco, basta invertire i fattori. Comunque niente, flop, perché appunto mancavano le capacità e tutto il resto. I giochini, c'era anche qualche licenza carina, però purtroppo i limiti della macchina e del congegno in sé erano elevatissimi. Tipo i famosi Super Philips Bros. Sì. O Philips the Hedgehog. Sì, più o meno, sì. No, ma cioè... Resident Philips, bellissimo. Cioè, ma faceva talmente cagare che neanche in questa console la gente ci riusciva a sviluppare i giochi. No. Ma perché era troppo, ma come fa? Era troppo di settore, poi quindi non portava soldi. Ma all'epoca chi costruiva le console faceva la console. Ho capito, ma era di Philips, potevi mangiare. Fare un simulatore di stereo. Ho capito, però faceva cagare. Vabbè, comunque era un'idea poi copiata da altri, ma li vedrete più avanti, che era il concorrente diretto, ma in ogni caso non ha avuto successo l'uno nell'altro. Si parla comunque del 91, il CDI ha venduto la bellezza di 570.000 unità, penso più che altro usate come lettore CD audio, che però costava un disastro. Rifilate a tipi che volevano un lettore CD di qualità, perché comunque era un lettore CD di alta qualità, se non sbaglio leggeva già forse Super Audio CD o comunque CD, Super Audio CD, in roba di altissima qualità per una super fedeltà. Ma chi li sceglieva i nomi in quegli anni? Cioè, perché era tutto super malattia. Probabilmente erano gli stessi che davano i nomi italiani ai film americani. Può essere, sì. Super Audio CD per ascoltarlo in super hi-fi. Se dovessimo trovare invece un rivale, è difficile trovarlo su supporto CD per l'epoca, perché anche in quello comunque era discretamente avanti. Quindi si torna alle cartucce, una console a cartucce, Super Nintendo ha venduto qualche unità in più, 50 milioni.
Sega Genesis is 16 bits, 3DO is 32 bits, the Atari Jaguar is 64 bits, so with 64 bits and 3D graphics that you can only get with Jaguar, which is more advanced? Clifford! Hmm? Jaguar! Ragazzi, il telesalvavita Beghelli, altrimenti noto come Atari Jaguar, non ha funzionato perché la gente se lo confondeva veramente col telesalvavita Beghelli. Coso nero, così... E poi tanto apparirà qui da qualche parte. E c'è gente che c'è morta, perché era convinto che fosse quella. Vecchietti poi... che schiacciavano. E lo... Alien vs Predator che sparavi e tanto questi infartavano. Finivi il livello, però morivi. Allora, sono dovuti passare 20 anni per trovare di nuovo un controller così grosso, come Wii U. Atari Jaguar era grosso così, ok? Poi voi ne staccavate un pezzo da sopra, vi rimaneva in mano con tutti questi pulsantini piccolissimi, tutti uguali. Che già io con le mie dita booster ne schiacciavo 8. No, era pessimo. E siamo... non è una roba vecchia, eh. Cioè, non è che se lo sono inventati all'alba dei tempi. Qui si parla quasi di PlayStation... siamo a cavallo tra PlayStation 1 e PlayStation 2, quasi. E... faceva schifo, nessuna licenza, era difficile da programmare, era brutto come il culo da vedere, non trovavi giochi, le cartucce costavano tanto. Anche la console costava un botto. Costava un botto. E le licenze erano pochissime, cioè la più famosa, e chi di voi ne mastica di videogiochi sa quanto belli siano quei titoli, era Alien vs Predator. Chiavica cosmica. Ne ha venduti... l'Atari Jaguar... il telesalvavita Beghelli ha venduto 250.000 copie. Il diretto rivale di quella generazione... io non so cosa dire perché veramente... il diretto rivale di quella generazione era il Nintendo 64, 65 milioni. The world's first 32-bit CD games console. Siamo sul podio, secondo gradino del podio, che è un podio che nessuno vorrebbe comunque scalare, comunque vabbè, il podio è quello. Ci troviamo la Commodore, Commodore che ha spaccato prima col Commodore 64, Amiga 500, e poi si è persa e ha deciso di fare l'Amiga 1200 in una prima battuta. E poi ha detto, no, bisogna andare avanti, proseguiamo, quindi Amiga CD 32. Cioè l'innovazione era che c'era il CD sull'hardware dell'Amiga 1200 praticamente. Che quindi, vergogna, esatto, ragazzi. Già una PC console che... per hanno usato la filosofia che... Nintendo. Ehi, è nuovo, c'è il CD. Di noi. È più bella. Ma no, perché aveva con l'Amiga 1200 volevano fare un PC. Hanno fallito, sì, clamorosamente. E siccome uscivano le console, hanno detto... consoliamola. E ci ha messo il CD, però è accanto che hanno modificato di pochissimo il processore e quindi la console era fuori generazione, fuori standard, fuori tutto, quindi non aveva mercato, non ce la faceva. In più in quegli anni purtroppo era uscita la PlayStation, quindi ragazzi, botte sui denti. Esatto, è stato un delirio. Si parla del 93 come annata, e vi dico solo che loro hanno venduto la bellezza di 100.000 Amiga contro 105 milioni di PlayStation. Non riesco a capire quanti zeri più ci siano. Che vergogna, cioè questo un camion di zeri. Se il secondo posto è questo, il primo salvi per un pelo. Ragazzi, che vergogna. Vabbè, oh, anche i migliori sbagliano. Sì, sì. Anche i migliori sbagliano. È il caso di Apple, che, scusate, fatemi ricordare la data,
che nel 97 vuole tuffarsi a pesce nel mondo delle console, producendo il Apple in cooperazione con la Bandai, il Pippin. Fa già cagare il nome, come pensi di avere successo? Non ha avuto successo perché non c'era lei davanti, erano tutte dentro il nome. Ma no, a parte era uno dei nani Tolkien, no. No, no ragazzi, questa console, come tutti i prodotti della Apple, sono sempre più avanti di tutti gli altri. Questa però lo era troppo! Adesso. Lo era troppo! Perché sta console è finita proprio in un disastro. Allora, era una piattaforma multimediale a tutti gli effetti nel 97, dove non c'erano ancora sviluppati le grandi reti internet, perché nasceva da poco, eccetera. Però questa già poteva collegarsi a internet. Aveva poteva un browser... mandare MMS, no, aveva... videochiamare. No, vabbè, aveva... cioè, si collegava, cosa che le altre non facevano. Non faceva neanche l'iPhone 5. Ma non sapeva neanche da che parte erano girati quando ha fatto questa cosa qui. Ma no, era ma una piattaforma multimediale, perché ci potevi vedere i film, ascoltare la musica, giocare ai videogame, andare in internet. Scaricare MKV. Quello che fa adesso la PlayStation 3. Per esempio, la Apple lo faceva già nel 97. Anche se via. Ma non serviva a nessuno! Sono passati quasi le... non serviva a nessuno perché non c'era internet. Già, piccolo dettaglio. No, cioè, non è che non c'era internet, c'era, ma non c'erano le linee. Era il periodo in cui Steve Jobs era stato buttato fuori o è colpa sua questa cosa? No, non qui? C'era Steve Jobs, no, perché no. In quel periodo ha fondato la Pixar, perché era stato spedito dalla Apple. Quando ha fatto fuori poi i Next Computer. Periodo d'oro per la gente che girava a Cupertino, comunque. E qui si vede la genialata di far fuori Steve Jobs, che tanto tanto era uno stronzo, però tanto tanto era un genio. Cioè, questo bisogna dirglielo. Sì, però nel periodo in cui è stato fuori ha fatto anche dei computer de merda. Cioè, è andato in merda un po' dappertutto. Vabbè, però, comunque... ho perso le dietro zanne. Apple, se l'Amiga CD vi sembrava che avesse venduto... perché sono della stessa generazione. Quinta generazione. Amiga CD, Apple Pippin e PlayStation. Mi faccia male solo sentirlo. Wow, che scontro tra giganti, eh? Sì! L'Amiga CD, che è al secondo posto perché ha venduto 100.000 unità, l'Apple Pippin è al primo, perché? Ragazzi, cioè, dimmi. 80.000. 42.000 unità contro i 100.000 di Amiga CD e i 105 milioni di PlayStation 1. Ma chi l'ha comprata? L'hanno regalata ai dipendenti di Apple e basta. Forse sì. Forse sì. E non l'hanno voluta, probabilmente. Però, c'è un fallimento nella storia di un impero, ci sta. Sì. Anche i romani hanno fallito. Certo, anche Darth Vader ha fallito, sì. Anche Rocky era il primo perde. Esatto. Punti. Su questa notizia bomba, ragazzi, questo è il nuovo formato. Nuove luci, nuovi microfoni, speriamo che la cosa vi piaccia. Ricordatevi del giochino dei film. Beccateli tutti e 10, scriveteceli qua sotto o su Facebook, scrivetelo qui o su Facebook, ci trovate dappertutto come Fumetal Nerds. C'è il nuovo hashtag che è FMN, ci siamo noi e uno strip club di Los Angeles che si chiamano così, quindi al massimo vi rispondono alle sbogliare liste. Quindi ragazzi, siamo a posto, vi conviene. Sì, l'iscrizione per prenumerare, siamo a posto. Ah, siamo a posto. Se non siete d'accordo, fatecelo sapere. Tanta birra e prosperità. Tanta birra e prosperità. Ciao. Ciao.